Si parlerà di periferie sociali nel 34esimo appuntamento con la tendopoli del Santuario di San Gabriele. Nei prossimi giorni gli interventi di Claudio Accolo e del cardinale Tettamanzi. Umberto Bracini. Non ci sono le presenze degli anni 90, quando si sono toccate anche le 1.000 adesioni, ma la tendopoli di San Gabriele è viva, si discute, si ascolta, nascono amicizie, si prega. C'è anche chi è giunto 16 anni fa da studente, curioso di scoprire un mondo, ed oggi è diventato, anche grazie alla tenda, un religioso. Il padre Marcello, ricordo ancora, mi invitò a partecipare a questo evento di giovani che seguono spiritualità passionista e da lì ho iniziato un cammino. La tendopoli andrà avanti fino a sabato. Claudia Coll e il cardinal Tettamanzi porteranno le loro esperienze. Cosa ci fa Massimo qui? Massimo è qui, viene tutti gli anni in tendopoli da circa 6 anni. E quest'anno ancora di più mi sono sentito di venire qui proprio perché si parlava delle periferie, il problema che c'è in questo momento. Hai invitato qualche amico? È venuto qualche amico? Ma di la verità sono qui con mia moglie, quindi Camilla che è qui con me e sono anche con altri amici dell'Emilia-Romagna. Però allargare il giro è difficile oggi. Allargare il giro è difficile, però non impossibile, direi. Basta fare un passaparola e parlare con gli altri. Periferie, grembo della tenda di Dio. Questo è il tema scelto quest'anno dal papà delle tendopoli, padre Francesco Cordeschi. Recuperare delle relazioni personali, recuperare la tenda, cioè recuperare l'incontro, recuperare la famiglia, recuperare la collettività, recuperare il gusto di volersi bene e di amarsi.